Prima di iniziare con il video, ci tenevo a ricordarti di iscriverti al canale e lasciare un pollicione perché, come puoi vedere qui in immagine, l'86% delle persone non è iscritto, quindi iscriviti. Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video glitch di GTA 5 Online. In questo video, ragazzi, vi mostro il nuovo glitch per la duplicazione dell'AIC, un glitch after patch molto utile, molto semplice. Allora, ragazzi, io vi consiglio di duplicare veicoli dell'Arena War e veicoli magari di Bennis, perché sono quelli che danno più soldi. Come prima cosa, ragazzi, vi recate all'interno del vostro bunker con il veicolo che volete duplicare. Una volta dentro con il veicolo che appunto volete duplicare, ragazzi, non vi basta che andarlo a posizionare all'interno del centro operativo mobile, quindi dovete avere il deposito veicoli nel centro operativo mobile. Una volta che siete entrati con la IC, il veicolo si salverà automaticamente nel centro operativo mobile e quindi lo prendete e uscite nuovamente. E lo andate a posizionare esattamente a fianco ai caddy, se avete appunto i caddy. Quindi prendete la vostra IC e la mettete in questo esatto punto. Una volta che l'avete messo qua, ragazzi, dovete recarvi alla vostra base operativa. Potete decidere se usare il glitch del teletrasporto oppure se avete base operativa e bunker come ce l'ho io vicini, basta che prendete un veicolo di una qualsiasi persona della mappa. Una volta uscite dal bunker, ragazzi, prima di andare alla base operativa, andate a comprare il veicolo che dovete sacrificare per la duplicazione dell'AIC. Quindi andate su Legendary Motorsport e fate ordine per prezzo e prendete l'LGRH8 che costa 0 dollari. È davvero semplice, quindi prendete e la posizionate nella base operativa. E se ne volete ovviamente duplicare di più, ne comprate di più, è chiaro. A questo punto, ragazzi, una volta che sarete nella vostra base operativa, vi recate alla reception, quindi in questo caso non avremo bisogno del glitch del Criminal Enterprise Starter Pack. Quindi semplicemente una volta che siete arrivati qua davanti, che fate? Scelta la Come persona prima da cosa cui cercate appunto una volete persona che sta in partecipare, fate partecipa e mira una volta che siete automatica, quindi dovete cercare una partecipati persona che finite i sta in mira passaggi. diversa dalla vostra. Quindi che fate? Partecipo alla sessione, compare recupero dettagli della sessione GT Online. Al primo messaggio che ci comparirà lo accettiamo, al secondo lo rifiutiamo. Quindi non dobbiamo fare il doppio PS, ma accettiamo e rifiutiamo. Una volta che l'abbiamo fatto, ragazzi, andiamo qui appunto dove la signora della reception e clicchiamo il tasto option. A questo punto, ragazzi, apriamo la mappa touchpad per allargarla e selezioniamo una qualsiasi attività, quindi è indifferente. A questo punto, ragazzi, clicchiamo X e ci uscirà che l'attività non è disponibile. Appena non è disponibile, non accettiamo questo messaggio, clicchiamo prima freccetta destra e ci dirà appunto "How can I help you?". A questo punto clicchiamo X, accettiamo il messaggio e a questo punto facciamo option e facciamo lo stesso procedimento che facevamo negli scorsi glitch della duplicazione. Quindi prendiamo un'attività, vuoi iniziare questa attività, X e spammiamo cerchio. Quindi molto semplicemente, come ho fatto io, X, spammo cerchio, ci comparirà il caricamento infinito. A questo punto, ragazzi, molto semplicemente ci rechiamo dove è la nostra LGRH8 e seguiamo gli stessi identici passaggi che facevamo le scorse volte. Quindi andiamo a prendere la nostra LGRH8, entriamo dentro e accettiamo e rifiutiamo Facciamo i due doppio messaggi PS, che ci facciamo compariranno nuovamente, parcando partecipa. tenendo premuto R2. Quindi entriamo dentro. Che facciamo? Andiamo a prendere la stessa persona di prima da cui abbiamo appunto. Appena facciamo partecipa, clicchiamo R2 e quindi qui al primo messaggio che ci comparirà dovremo accettarlo, al secondo rifiutarlo. Quindi sempre tenendo premuto l'R2 accetto, nel caso in questo caso a me non funziona faccio R2 e L2, quindi la retromarcia, accetto, rifiuto, accetto e quindi ci uscirà dal veicolo e usciremo automaticamente anche dalla base operativa. Quindi aspettate questi 10 secondi che appunto il gioco decide di farvi quittare dalla base operativa e abbandonate la base.
Come potete vedere, infatti, mi è uscito questo carrimento nero. Ci comparirà davanti a una base operativa che dirà che non sarà la nostra, quindi che l'avremo messa in permuta, ma state tranquilli che la vostra base operativa ci sarà sempre. A questo punto basta tornare al bunker. Una volta arrivati al bunker, ragazzi, basta che entrate e troverete la vostra ISI nell'esatto punto in cui l'avete lasciata. Quindi, ragazzi, aspettiamo il caricamento del bunker. E come potete vedere, ci sarà la nostra ISI nello stesso punto. Quindi, una volta che l'abbiamo presa, ragazzi, andiamo dove è il centro operativo mobile. E quando appunto facciamo freccetta a destra, ci comparirà che cioè ci sarà già un altro veicolo all'interno del centro operativo mobile. Noi accettiamo il messaggio e avremo duplicato il veicolo. Infatti ce ne sarà uno nel centro operativo mobile e la duplicazione nella base operativa. Ragazzi, il video si concluderà qua. Si è concluso qua, ci vediamo in un prossimo. Vi ringrazio per i 600 iscritti. A breve ho intenzione di fare un giveaway verso i 1000 iscritti, dove regalo auto moddate e altre cose. A breve ho intenzione anche di creare una crew, quindi restate aggiornati sul canale. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi, e anche in una prossima live magari bella.